Buonasera. Buonasera. Quelle che abbiamo visto, continueremo a vedere tra l'altro sullo schermo altre sequenze da altri film, da Al di là del bene e del male, da Interro Berniese, da altri film di Liliana Cavani, quelle che è una dei tre ospiti che abbiamo qui questa sera per aprire la seconda parte. Le altre due persone che vedete sicuramente le avete riconosciute, sono Adolfo Lugli, e questa è la sorpresa da Torno Sabato, e Paolo Belli. Buonasera. Ci hanno dato un po' di tempo per chiacchierare con tutti e tre, ed è da Luciana Cavani che vorrei partire. Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare per questo montaggio Giuseppe Lodi dell'ufficio della videoteca comunale, un lavoro prezioso che hanno fatto, e anche utilizzando il materiale della Fondazione Liliana Cavani. Liliana Cavani, autrice naturalmente anche dei tre film dei quali abbiamo visto gli spezzoni, sono tre tappe fondamentali. Il primo film di grande successo, un film realizzato per la televisione, potremmo dire che è stato il primo film televisivo della storia della televisione italiana, Francesco d'Assisi, abbiamo visto un giovanissimo Lucastolo, era un film in bianco e nero, una decisione presa, chiederemo anche poi a Liliana Cavani perché questa scelta, una scelta del bianco e nero. Poi abbiamo visto dei frammenti dall'Ospite, abbiamo visto una splendida Lucia Bosè, e poi da quello che per il momento è l'ultimo film prodotto da Liliana Cavani, Voi dove siete, io sono qui, del 93. Questa scena che a me piace moltissimo, sulla musica, musica che tra l'altro è il filo conduttore un po' di questa serata, degli interventi di questa serata. E io vorrei partire proprio dalla musica, Liliana Cavani, e da che cosa rappresenta nella nostra vita, nella nostra quotidianità, questa musica che anche i sordi, come abbiamo visto, possono trovare il modo ad ascoltare, poi in altre parti del film si vede di rappresentare anche graficamente con il computer. Che cos'è la musica nelle nostre giornate? Ma io credo che non ci sia una risposta che vale per tutti, penso che per ognuno abbia un significato particolare. Cioè riesce a stimolare la memoria delle belle cose accadute, ci accompagna quindi nella vita, nei momenti di massima gioia e nei momenti anche di tristezza. Direi che la musica ci accompagna sempre ed è molto importante, penso che sia una cosa importante veramente, quasi come l'aria. E come diceva appunto la sua attrice, è come l'aria, non si vede ma guai se non ci fosse, non ce ne accorgiamo che c'è, ma ci accorgiamo della sua assenza quando ci troviamo in un momento in cui appunto la musica non c'è. La musica è uno degli ingredienti fondamentali del cinema, anche se spesso la si trascura. La colonna sonora è una delle cose che si commentano per ultime. Di solito di un film siamo portati a commentare la recitazione, la regia, anche la sceneggiatura. Alla musica si pensa sempre molto poco. Come nasce la scelta della musica e la scelta del musicista in un film, nella produzione? La musica in un film è importante, moltissimo importante, anche per chi non se ne accorge. A parte che oggi penso le nuove generazioni invece sono molto attenti alla musica e molti comprano i compact, le colonne sonore dei film, e quindi è una parte importante. È così importante che se uno prova, va al cinema e si tappa le orecchie perché dice seguo lo stesso, le emozioni cambiano completamente, persino la paura non c'è. Cioè un film, un thriller, in una sequenza dove c'è tensione e suspense, se tu ti chiudi le orecchie non c'è più niente, c'è molto poco, non c'è, è proprio un elemento, il cinema è sonoro, quando era muto era perché non c'era ancora stato trovato il mezzo meccanico. Però c'era per il pianista sotto lo schermo. Ma delle volte lo suonavano fuori, ma anche se non suonavano, è fondamentale. E quindi cioè, aiuta ad approfondire, aiuta ad emozionarsi. D'altronde il cinema è emozione, soprattutto direi che non c'è un'altra parola per esprimerlo. Nella fase produttiva di un film, il musicista a che punto, in che momento viene scelto? Subito? O dopo per accompagnare quello che è stato fatto? No, in genere è scelto prima, anche perché per esempio ci sono dei playback, nell'ultimo film che ho fatto, che uscirà quest'autunno, ci sono tanti playback, e quindi questo, la musica l'ha fatta Morricone, ha dovuto farla prima,
perché io dovevo girare con la musica già fatta, perché suonano sulla scena. A proposito, dopo 9 anni uscirà un nuovo film di Liliana Cavani, stanno ultimando, credo, siete al montaggio se non sbaglio. No, il film è già finito, la versione originale che è inglese è già finita e comincerà tra, penso, poche settimane la versione italiana, cioè il doppiaggio. È una produzione americana, il seguito, si può dire, del talento di Mr. Ripley, si intitolerà Ripley's Game, l'attore protagonista è John Malkovich e appunto la produzione americana ha scelto una regista italiana perché è particolarmente importante che un film come questo, ambientato in Italia, sia anche diretto da un artista italiano, e io credo che la scelta di Liliana Cavani confermi la stima che in tutto il mondo c'è per questa nostra concittadina, perché un altro dei film, dei fili conduttori di questa serata è appunto la carpigianità, sono tutti artisti che sono ritornati a Carpi per questa sera per proporsi e per rincontrare il pubblico di Carpi. Che cos'è Carpi per Liliana Cavani quando sta via da Carpi? Liliana Cavani è andata via giovanissima, ha scelto di abbandonare una città che forse cinematograficamente non le dava quello che desiderava. Beh, non era possibile fare il cinema a Carpi, questo non c'è niente di male, non è possibile farlo neanche a Modena, neanche a Reggio e neanche a Parma. Ecco, e poi sono andata a Roma, ho fatto la scuola del centro sperimentale, ho fatto il corso di regia, poi ho vinto un concorso della RAI, ma non sono entrata. Ha deciso di scegliere di non entrare alla RAI come funzionaria, ma ha collaborato come esterna e ha fatto i primi documentari importanti, tra l'altro documentari che ancora sono nelle videoteche della RAI e testimoniano un'epoca importantissima e vitalissima della televisione del nostro paese, che è quella dei primi anni 60.